Adesso voglio farvi vedere un art attack divertentissimo, un quadretto che si avvale di una serie di strisce per creare due disegni in uno. Allora, qui c'è un pesce che nuota tranquillo, guardate, poi tiro il foglio e attenzione, come per magia il pesce si trasforma in una lisca. Rifacciamolo, il pesce rinuota tranquillamente, poi passa un pescatore, aia, ahimè, il pesce si trasforma in una lisca. Simpatico, eh? Allora, per fare uno di questi simpaticissimi quadretti a scomparsa abbiamo bisogno di un foglio in formato a tre nero. Se non lo trovate va bene anche un cartoncino sottile come questo, dello stesso colore e dello stesso formato. E poi vediamo come procedere. Allineate il righello al bordo superiore del cartoncino e tracciate una riga al di sotto. Una matita bianca è perfetta per questo lavoro. Adesso fate la stessa operazione con il righello sul bordo inferiore. Ora spostate il righello e allineatelo al bordo sinistro. Tracciate una riga che unisca le due righe che avete fatto prima. Bene, spostate il righello a destra finché non è allineato con la prima linea verticale che avete disegnato e tracciate un'altra riga. Spostate il righello a destra e fate di nuovo la stessa operazione. Continuate così allineando il righello con la linea precedente e tracciando un'altra linea verticale finché non raggiungete la fine del foglio. A questo punto vi accorgerete che la strisciolina del bordo destro è più sottile delle altre. Non preoccupatevi perché tanto questa dobbiamo ritagliarla per ottenere qualcosa che assomiglia a questo. Poi, saltando questa striscia, dobbiamo ritagliare questa che le sta accanto, ma mi raccomando, non tagliate i pezzi in alto e in basso oltre la riga. Tagliate soltanto le strisce interne, alternandole. Una no, una sì. Una no, una sì. E quando avremo tolto tutte quelle strisce alterne, avremo una serie di sbarre come queste. Vedete, adesso dobbiamo ritagliare un pezzo di cartone da uno scatolone che abbia le stesse dimensioni della nostra cornice a sbarre. E adesso possiamo unire i due pezzi. Vediamo come si fa. E per unire questi due pezzi si fa così. Allineate il foglio con le strisce ritagliate sopra il cartone. Tagliate una striscia di nastro adesivo che sia più o meno della stessa lunghezza del bordo inferiore del vostro foglio. Non serve farla più lunga. Adesso incollatela per metà lungo il bordo inferiore. Poi incollate l'altra metà sul retro e fate la stessa cosa dall'altra parte. Adesso che i due bordi sono incollati, quello superiore e quello inferiore, abbiamo una specie di tasca con le sbarre davanti e il cartone sul retro, vedete? Allora, infiliamo il nostro disegno, io infilerò in questo caso il foglio bianco e dobbiamo cercare di fare un disegno molto semplice, mi raccomando, perché dobbiamo poterlo distinguere attraverso le sbarre. E allora, vediamo come fare. Appunto, come vi dicevo, la grande idea qui è di disegnare tra una striscia e l'altra. Per farvi un esempio, disegnerò un pesce. Realizzate un disegno molto semplice, non fate cose troppo stravaganti o elaborate, altrimenti non si capirà mai di che si tratta. Mettiamogli un paio di pinne qua giù. E anche qua in alto. E poi alla fine disegniamogli la coda. Una volta finito il disegno, spostate il vostro foglio, facendolo scivolare delicatamente di lato. E guardate che cosa succede. Il pesce è scomparso dietro le strisce nere. Adesso potete eseguire un secondo disegno all'interno delle righe bianche visibili. Potete disegnare quello che volete, notte e giorno, dall'uovo alla gallina. Scegliete voi, siete voi gli artisti. E allora trasformiamo il nostro bel pesce in uno scheletro. Cominciamo disegnando la sua spina dorsale in questi punti. E non dimentichiamoci di fargli una coda ossuta. E una volta finito lo possiamo colorare. Poi spostiamo il disegno nella posizione iniziale e coloriamo anche questo. Oh, qui abbiamo un bel pescione paffuto. Poi spostiamo il disegno e attenzione, questo è prima del pranzo. Ed ecco qui come diventa dopo pranzo. Oh, povero pesciolino. Naturalmente di questi disegni due in uno ne possiamo fare tantissimi. Che ne pensate ad esempio di questo bruco? Guardate che bello. Ma avete già capito in che cosa si trasformerà? Vediamo, eh. Tiro il foglio e voilà, si trasforma in una farfalla. E poi vi voglio far vedere questo simpatico gattino che fa miau, ma poi attenzione perché ruggirà come una tigre quando spostiamo il foglio. Forte, eh? Allora provate anche voi a fare questi disegni due in uno o possiamo anche chiamarli prima e dopo la cura. Ragazzi, anche per oggi Art Attack purtroppo finisce qui, ma io vi aspetto nella prossima puntata con tantissimi nuovi lavori, tutti da scoprire, qui con Giovanni, qui ad Art Attack. Ciao!